Benvenuti a Vaticano Update di questa settimana, le notizie più importanti di Papa Francesco e sul Vaticano. In occasione della festa della mamma, Papa Francesco ha affidato tutte le madri, comprese quelle in cielo, alla Vergine Maria, la madre di Gesù. Il Santo Padre ha chiesto alla folla riunita in Piazza San Pietro un applauso per celebrare tutte le mamme. Francesco ha aggiunto che si è rivolto alla Vergine Maria anche per chiederle di alleviare le sofferenze dell'Ucraina martoriata e di tutte le nazioni ferite dalla guerra e dalla violenza. Papa Francesco ha emanato una nuova Costituzione dello Stato della Città del Vaticano che assegna maggiori poteri sullo Stato al Papa stesso. La nuova Costituzione, chiamata legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano, è la terza nella storia e aggiorna quella promulgata da Giovanni Paolo II nel 2000. La prima versione fu emanata nel 1929 a seguito della firma dei Patti Lateranensi che fondarono lo Stato della Città del Vaticano e ne garantirono la sovranità. Il pontefice ha espresso il suo dolore per la legalizzazione dell'eutanasia in Portogallo. Sono molto triste perché nel paese dove è apparsa la Madonna è stata promulgata una legge per uccidere, ha detto Papa Francesco lo scorso 13 maggio. È un altro passo nella lunga lista dei paesi con l'eutanasia, ha aggiunto. Il Parlamento portoghese ha votato il 12 maggio per consentire il suicidio medicalmente assistito in casi limitati. Papa Francesco e il presidente dell'Ucraina Zelensky si sono incontrati in Vaticano. L'incontro, il primo da quando la Russia ha iniziato la guerra in Ucraina oltre 14 mesi fa, è durato circa 40 minuti. La sala stampa della Santa Sede ha riferito che Francesco e Zelensky hanno parlato della situazione umanitaria e politica in Ucraina nel corso del conflitto. Il comunicato stampa ufficiale afferma che il Papa ha sottolineato in particolare l'urgente necessità di gesti di umanità verso le persone più fragili, le vittime innocenti del conflitto. Durante il Regina Coeli, Papa Francesco ha pregato affinché il cessate il fuoco recentemente raggiunto tra israeliani e palestinesi sia mantenuto e che le armi siano messe a tacere. Il pontefice ha parlato poche ore dopo l'entrata in vigore di una tregua tra Israele e i militanti della Jihad Islamica Palestinese a Gaza. Il cessate il fuoco, mediato dall'Egitto, mira a porre fine alla recente ondata di violenze a Gaza che questa settimana ha causato la morte di almeno 33 palestinesi e di almeno due persone in Israele, secondo quanto riportato dalla Associated Press. Grazie per aver seguito la puntata di questa settimana di Vaticano Update. Benjamin Crockett per IWTN Vaticano.